Buonasera robotoni comunisti affetti da gigantismo, sono Nolan e questo è Slave Zero, sviluppato e pubblicato da Infogrames nel 1999 per PC Windows e Sega Dreamcast. Si tratta di un gioco attualmente in vendita su Steam e GOG per la modica cifra di 5 euro e un gioco fantascientifico in cui grossi robottoni fanno quello che state vedendo in questo momento. Quindi lascio che questa introduzione cinematica parli per me. Dal momento che è la cosa più figa dell'intero gioco. No, vabbè, sto zitto, però non voglio spoilerare. Beh, guardate. Ti serve un passaggio, Zero? E i robot ruggiscono perché è figo! Vedete da dove l'ha presa Kojima questa cosa? Tra l'altro scusate questa illuminazione un po' strana, però la tapparella è rotta, ci sono tipo 40 gradi, è meglio di così non riesco a fare. Però tipo, essendo che dà una sorta di alone blu al tutto quanto, cioè, prendetela come una cosa appunto cyberpunk. No? Vabbè, provateci. Dicevo, ve lo voglio mostrare perché è un gioco in cui si spara, si fa casino e si è dei robottoni giganti, quindi è bello, per definizione. Anche se di fatto non è che abbia avuto un grandissimo successo commerciale. Non so se qualcuno di voi lo ricorda, fu sviluppato un intero motore per questo gioco in particolare dalle Infogrames per cavalcare l'ondata del 3D nel 1999, quindi già abbastanza in ritardo. Questo risulta essere l'unico gioco sviluppato appunto nell'Ecstasy Engine. Purtroppo non ha avuto grande successo, però per la modica cifra di 5 euro vale sempre la pena dare un'occhiata a titoli come questo, quindi buttiamoci dentro la partita e lasciate che vi mostri il gioco. Prototipo Slave Zero, tutti i sistemi operativi. Guardiano Chan, ti aspetta un assalto al sistema centrale di comunicazione. Fai attenzione, guardiano, la ferraglia che hai tra le mani è piuttosto costosa, non vogliamo nemmeno un graffio. Benvenuto nel settore industriale Slave Zero. Grazie. Dobbiamo disattivare il sistema di comunicazione centrale facendo saltare i 3 generatori primari. Una volta abbassate le difese, potrai infiltrarti nel laboratorio senza troppi problemi. Mm-hmm. Non sei troppo distante dal primo obiettivo. Dopo questo ne manca. Ci vai, finito! Rimani allerta. Ok. Teniamo sotto controllo i tuoi progressi. Finito? Grazie, gentilissima. Noi siamo l'unità Slave Zero, appunto. In questo mondo c'è un cattivo che si chiama Khan qualcosa, che è cattivo e fa cose da cattivo, c'ha i robottoni. Noi però siamo i ribelli e abbiamo un robottone perché gliene abbiamo fregato uno e quindi dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo solo questo, però siamo fortissimi. La cosa bella, per un gioco del 1999, è ovviamente la distruttibilità degli ambienti e il fatto che si possono prendere robe e lanciarle, tipo quest'auto che ho appena preso. Possiamo lanciare... Eeeh, ciao! Tanti cari saluti e buon esodo di Ferragosto! Il gioco è molto semplice, voi andate in giro, si controlla con mouse e tastiera, e sparate ai vari nemici che vi si parano davanti. È forse anche fin troppo semplice, i bonus che vedete vi ridanno la vita, questi sono tipo carri armati e robe. Si spara e si spacca roba, avete due tipi di armi, con la possibilità di alternarle e potenziarle, man mano che si va avanti col gioco, e tipo questo bel missilone qui. Il gioco è abbastanza semplice, ma frenetico abbastanza da tenervi sull'attenti per la durata dei vari livelli. Non è labirintico, non è sicuramente un gioco che eccelle nel level design o cose del genere. È abbastanza linearmente. Sei un robottone, boom boom boom, spara. Dal punto di vista della critica, il gioco non ha ricevuto grandissime votazioni, dal momento che veniva fatto presente come di fatto il gioco non eccella nel dare la sensazione dell'essere un grosso robot incazzato. Diciamo che è abbastanza tutto in proporzione e in scala a te come personaggio. Però, secondo me non è da buttare per quanto riguarda un approccio abbastanza semplice e lineare ai giochi in cui si spara, si spacca cose e ci sono i robot. Allo stato attuale delle cose, ripeto, il gioco è possibile comprarlo su GOG, questa copia me la sono rimediata su GOG, è disponibile anche su Steam e come elemento in più bisogna far presente certo che il gioco è interamente localizzato in italiano. Nonostante la storia non sia probabilmente il punto di forza, è comunque carino che un titolo del genere sia completamente localizzato nella nostra lingua.
Volevo prendere un'automobile. Mi dia. Datemi, fatemi prendere. Ecco, grazie. Gradirebbe un'automobile. Me l'ha tirata anche lui un'automobile. Ok, facciamo a cambio allora. Boom. La vita scherzeggia però, quindi lasciate che io mi guardi un attimo intorno, perché sennò qua finisco molto male. Ah, ah. No, 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 scherzavo. C'ho 10 di vita. I controlli sono estremamente semplici. Si guarda intorno con il mouse. È possibile saltare e sparare due volte. Io penso che il gioco sia forse eccessivamente semplice per alcuni aspetti, dal momento che non presenta né eccessiva sfida né eccessiva, diciamo, rilevanza cerebrale in quelle che sono le skill richieste per portare avanti il gameplay. Però dovete riuscire a essere rapidi e evitare il più possibile danni, perché subito fin dall'inizio vi viene fatto presente che l'unica difficoltà maggiore del gioco sarà quello di buttarvi contro ondate su ondate di nemici, e se siete bravi a sopravvivere bene, altrimenti Penny! Ho trovato un'area segreta con un robo. Fammi vedere se spara diverso. Boh, ho trovato un cannoncino. Ho trovato un cannoncino, sono felice. Qui c'era un bonus. La distruttibilità dell'ambiente comunque è sempre da utilizzare a vostro vantaggio, dal momento che cose esplosive faranno danno a area e sarà utile utilizzarle nel momento in cui avrete troppi nemici intorno. Sto andando dalla parte sbagliata. È un gioco estremamente immediato. Se dovessi fare un rapporto con altri giochi degli anni precedenti, mi verrebbe sicuramente in mente MDK. Questo perché il gameplay è molto simile, l'ambiente di gioco assolutamente no, però a livello di gameplay è tutto molto muoviti veloce, evita gli spari e spara a tua volta, con la differenza che forse è ancora più lineare di MDK. Ma non per questo è un brutto gioco, è un gioco da 6, diciamola così. È un gioco da 6 che nel 2018, per la cifra di 5 euro, vi fa fare un piccolo salto nel passato, del 1999, e che sebbene non abbia ricevuto un grandissimo successo commerciale, può valere comunque la pena darci un'occhiata. Questo è il nostro primo generatore, da buttare giù. Abbastanza semplice. Nel frattempo salutiamo le persone qua. No, non vi spaventate ragazzi, soprattutto tu con i capelli verdi, non ti spaventare. Tu e il tuo clone con i capelli verdi, guardateli. Ma sono due dimensioni. Che belli gli anni 90. Ragazzi, non c'è molto altro da dire se non che per la modica cifra di 5 euro io ve lo consiglio, appunto, per un piccolo salto nel passato e nei primi 3D. Non un grande successo commerciale, ma un gioco che comunque ci ha provato e che ha abbastanza stile da giustificare una piccola spesa. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video, grazie per avermi tenuto compagnia come sempre. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.